Benvenuti a tutti alla consueta videorubrica a cura dell'Associazione Culturale Salotto Letterario, di cui salutiamo la presidentessa Sandrina Piras. In questa videorubrica noi ci occupiamo della presentazione di alcuni tra i libri più belli che sono pervenuti a noi e che abbiamo il piacere di potervi presentare nelle loro più fondamentali caratteristiche. Questa sera parleremo di un libro che mi ha molto colpito, un romanzo che non definirei però propriamente tale, perché in qualche modo rifugge le forme classiche, tradizionali ma anche contemporanee del romanzo. Infatti vi parleremo del romanzo biografico o dell'opera biografica, per essere più esatti, di Aldo Fiorenza, Dietrich Bonhoeffer, che ha come argomento principale naturalmente la vita, ma non soltanto, anche la contestualizzazione storica nella quale appunto muove i suoi passi il pastore protestante realmente vissuto Dietrich Bonhoeffer, che perse la vita proprio in seguito alle persecuzioni e alle aberrazioni naziste, proprio perché fu uno degli artefici naturalmente poi della rivolta contro Hitler, contro il tiranno Hitler naturalmente. È un'opera, dicevo, che fugge un po' dai canoni del romanzo, perché si colloca più tra il flusso di coscienza, la dissertazione e la riflessione storico-antropologica. E lo fa sulla scia anche del precedente romanzo pubblicato da Aldo Fiorenza, che aveva poi invece come argomento principale la vita, la biografia invece dei giovani martiri dell'organizzazione della Rosa Bianca, anch'essi vivi protagonisti e agnelli sacrificali sull'altare della sistematica follia nazista. Quindi anche Dietrich Bonhoeffer è un personaggio che viene analizzato da Aldo Fiorenza, soprattutto volendo evidenziare, soprattutto perché l'autore vuole sottolineare in particolare il conflitto che viene a stabilirsi tra una reazione emotiva rispetto a quello che poi il nazismo può provocare e invece un esercizio attivo della ragione che non può che condannare naturalmente se autenticamente professata alle aberrazioni del nazismo, anche se poi il nazismo stesso in qualche modo si pone come deformazione di tutta quell'attività della ragione che invece caratterizza l'attività principale culturale del popolo tedesco un po' in tutta la sua storia. Quindi abbiamo di fronte, proprio attraverso la figura di Dietrich Bonhoeffer, proprio questa sintesi fondamentale tra l'intuizione romantica, in qualche modo idealistica, dell'empatia che porta ad avvicinarsi all'alterità, all'altro, all'uomo, quindi non visto come entità astratta, e invece la morale guidata dalla ragione di kantiana memoria. Quindi sicuramente anche il nostro Aldo Fiorenza ha un approccio critico-antropologico anche nei confronti proprio della storia di Dietrich Bonhoeffer e della storia del popolo tedesco in particolare in questo scenario così tragico come fu quello delineato naturalmente da nazismo. E rappresenta anche un po' quello che è il punto nodale, il punto nevralgico a cui anche l'evoluzione culturale tedesca è giunta arrivata proprio in bilico tra una stratizzazione dell'umanità e invece la sua, diciamo così, il suo abbraccio anche attraverso soprattutto un approccio di tipo fideistico, spirituale, ma anche empatico. In poche naturalmente parole ho cercato di delineare quelle che sono poi le argomentazioni fondamentali che stanno alla base della lettura di questo romanzo. Vi invito a leggerlo, vi ricordo ancora una volta che ci siamo quindi occupati dell'opera di Aldo Fiorenza intitolata A Dietrich Bonhoeffer. Grazie di essere stati con noi.